Buongiorno youtubers, oggi è il 30/10/2015, quindi è un giorno prima di Halloween e come avevo detto a alcuni di voi, probabilmente alcuni non lo sapranno e alcuni sì, però sotto alcuni gameplay di Nintendox più Cats avevo scritto che ho ricomprato la versione Bulldog francese, come potete ben vedere, e a Lucca Comics avrei fatto, cioè una volta andata a Lucca Comics avrei fatto il video degli incontri. Ebbene sì, ieri sono andata a Lucca Comics, è stato bellissimo veramente, mi sono divertita davvero tanto. Mi sono portata il DS e vabbè, non potendo controllare ogni 10 minuti il DS perché c'è gente, insomma, ho da fare tante cose. Ho fatto 30-40 incontri con Straight Pass e alcuni di questi sono di Nintendox più Cats. Perciò andiamo a vedere. Allora, lei non la conoscete perché non ve l'ho fatta vedere, però ora magari non dovevo alzare subito la telecamera, però vabbè. Allora, lei è il mio primo cane, è il primo cane che ho scelto in questa versione, si chiama Happy, lo so, è un nome un po', però mi piaceva il nome Happy, e, è un Siberian Husky. E ora vi dico anche, ah vabbè, vi faccio direttamente vedere, allora. Happy è un Siberian Husky femmina, corporatura normale, fame e sete nessuna e pelo lungo pulito. Vi dico subito che oggi non ho ancora fatto le gare, quindi devo fare altri punti. Per ora ha 2638 punti ed è una femminuccia turbolenta che ama giocare con tutti. I comandi li sa fare tutti quanti. L'ho comprata il 14/10/2015, quindi sono esattamente 2 settimane precise che l'ho presa. Le gare ha vinto la Nintendox di tutte le prove. Allora, questi sono gli oggetti che ho accumulato per ora, ma di passeggiate non ne faccio tante. Però vabbè. E comunque ieri mi hanno dato veramente delle cagate a Lucca Comics, ve lo dico subito. Cioè, non ho trovato nessuno che mi desse un cavolo di oggetto decente, però vabbè. Mi hanno dato appunto il boomerang, che ce l'avevo già. Le bolle di sapone 3, scarpa 2. Insomma, vabbè. Con la riperline. Che ci si può fare? L'ibisco rosso. Cioè, uno va a queste fiere anche per fare incontri con gente che magari ti dà qualcosa di tipo qualcosa che in questa versione non poteva esserci. Niente. Se n'è andato. Niente. Delusione della vita. Buono. Fuori casa. Ho 20.160 passi e dannazione a me, ieri se l'avessi fatti, tipo ieri ho fatto un sacco di... cioè, vabbè. Infiniti contapassi, non si sa quanti erano, tantissimi. E però ho 17.254 euro. Adesso andiamo alle cose più importanti, ovvero gli incontri che ho fatto ieri. Maledizione. Eccoli qua! Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incontri! Bellissimi! Che felicità! Aspettate. Perfetto. Allora, e forse ci ritorno uno di questi giorni, però ieri in pratica sono andata, cioè andando a Lucca ho anche pagato 15 euro per entrare negli stand e mi sono partiti 100 euro in fumetti, cioè non avete capito, cioè non avete idea. Sono andata lì per comprare gadget come l'anno scorso, che mi hanno fatto l'autografo, che ho comprato il cuscino, la katana e tutto. Invece quest'anno ho comprato solo fumetti. Sinceramente anch'io non volevo comprarne solo fumetti, però vabbè, non avevo altro da comprare. Ho cercato qualche portachiavi
E c'erano, portachiavi, però costavano minimo 5 euro l'uno ed erano grossi. A me serviva un portachiavi da attaccare dietro il DS. E certo non posso mettere un portachiavi immenso visto che ci devo giocare e mi dà fastidio. Quindi portachiavi non ho preso niente. Tappetini per il mouse, ne ho visto uno in tutto Lucca Comics, uno, e l'ho girato tutto ed era di Pikachu, quindi non l'ho preso. E quindi basta, quindi alla fine mi sono rassegnata e ho preso fumetti. Rassegnata, alla fine di fumetti volevo anche prenderne altri, ma non mi bastavano soldi. Maledizione. Vabbè, quando si va a Lucca ricordatevi di portarvi portafoglio organino perché ci vuole veramente una barcata di soldi se vi piace quasi tutto come me. Comunque, ritornando a noi, chiusa questa piccola parentesi, allora questi sono gli incontri che ho fatto. Quindi, facendo questi incontri, tecnicamente dovrei sbloccare razze che non ho ancora, che sono il Labrador, lo Shiba, il Golden, l'Alano e no, il Bassotto mi sembra che ce l'ho già. Comunque, vabbè. Adesso, uno per uno, andiamo a incontrarli. Iniziamo da questo. Allora, si chiama Angina, ha 143 punti. Ciao a tutti. Chi sei? Se vedi questo video. Macchia. Ah, nuovo, nuovo. L'ha iniziato da poco questa. Perché consideriamo che io ho 2006, insomma. Tanti. Perfetto. Ritorniamo giù. Tu è su praticamente. Questo video sarà lungo perché, come potete vedere, andrò a cliccare tutti i cuccioli che ho incontrato e li coccolerò tutti quanti. Ovviamente solo un cucciolo cioè, di ogni incontro. Questa aveva solo macchia, però gli altri probabilmente avranno anche tre cuccioli. Comunque ne accarezzerò soltanto uno. Facciamo la foto insieme agli altri. Perfetto. Ora possiamo tornare a casa. Allora, ma che cosa sto facendo? Scusate. Allora, adesso andiamo. Non so se farvi vedere ogni volta. Giù, su, però. Vabbè. Facciamocelo vedere, va? Se vi dà fastidio, ditemelo. Allora. Bene, incontro al parco. Anche se dovrebbe avere un cane solo. Ah, vedete, vedete. Io ovviamente vado a incontrare lo Shiba. Perché questo è il cane che mi interessa alla fine. Siccome ieri facendo questi incontri sono andata all'albergo a controllare, però non mi aveva sbloccato lo Shiba e cioè non capisco. Vizi, oh, te buona. È 3000, oh, buono. Moltissimo sporco Ginevra. Questa non ci gioca da secoli dei secoli. Va bene. Ma io, Dio, è veramente sporca. Vabbè. A me alla fine interessa lo Shiba, quindi. Maledizione. Se potessi davvero avere lo Shiba adesso sarebbe una benedizione, perché io, cioè, è la mia razza preferita. Via, usiamo questi. E tutti sanno che nella versione Bulldog francese arriva per ultima. Quindi, insomma. Ok. Ora richiamiamo. Se vabbè, il mio cane ha sempre la stessa faccia, cioè torno a casa e per ora sono due. Devo fare la stessa cosa con 10 cani. Vabbè, non vi faccio vedere giù, se no posso andare sempre su, giù, su, giù, su, giù.
Brutta cosa. Allora, adesso clicco sull'Alano. Si chiama Gennaro. Ma sì. Ha tre cuccioli, però clicco sull'Alano perché uno è un Beagle, ma il Beagle ce l'ho già. Infatti, probabilmente la prossima razza che prenderò forse sarà il Beagle. Ah, sì, è vero. Scusate, ma esisteva il collare giallo? Ma da quando? Ma come? Ah, già, come tanto sono stupida nella versione gold. Vabbè, niente. Scusate. Gennaro. Il tuo cane si chiama Sole. Perché? Vabbè, io l'ho chiamata Happy, quindi non posso lamentarmi. Seduto. Eh sì, vabbè, già. Non è mica il mio. Li accarezzo poco perché, insomma, sono 10, non possiamo starci a vita. Oh, va bene anche questo, me ne frega, eh. Comunque sia, ho letto su Facebook che ieri Fleira, se vede questo video, ho visto che c'eri. Ma hai scritto che c'eri, però siccome, lo so, ti sembra un po' brutta come cosa, ma siccome, no, cioè, non so, se magari ti ho anche vista, però non ti ho riconosciuta, cioè, praticamente ho fatto vedere la tua foto al mio cugino, che siamo andati io e il mio cugino a Luca Comics ieri, e intanto incontro la gente, ve lo dico subito. Scusate per questa pausa, ma ho dovuto staccare tutto e mettere quel video, parte dei video sul computer perché a quanto pare questo cazzo di cellulare di merda è pieno, fanculo. Gli iPhone da 16 GB, veramente una merda. Accidenti a me quando l'ho preso quello da 64. Ma quei 100 euro in più ovviamente non ce li avevo. Fanculo la Apple e tutto quanto. Il prossimo cellulare è un Samsung, così posso espandire la memoria quando cazzo mi pare. E scusate per le parole, però veramente. Stavo parlando praticamente a vuoto e si è staccato il video. Cioè, io, vabbè, lasciamo stare, va, tanto si sa. Comunque, dicevo, quindi scusami se magari ti siamo passati accanto, ma non ti abbiamo visto e non ti abbiamo salutato, però proprio non ti abbiamo riconosciuto, quindi, cioè, non volevo salutare una persona a caso, magari non eri tu e ci facevo la figura di merda. Ok, comunque. Per chi se la conoscesse, ieri alla Selfaria c'era di nuovo Tenaga Comics, quella che fa Wild Funks, e ho preso il volume 5 che finalmente è uscito. E come ogni anno c'era di nuovo lei, però stavolta non mi sono fatta fare l'autografo perché giustamente posso farmi fare l'autografo ogni anno. Poi era molto occupata, parlava al telefono, insomma, aveva tanta gente, però mi ha riconosciuto, quindi sono stata contenta ugualmente. Allora, questo cane si chiama Zoe. So che non avete visto che l'ho accarezzata e tutto, ma in realtà l'ho accarezzata. Che si era staccato il video e allora niente. Palle. Comunque. Adesso andiamo dall'altro Shiba, quello bianco. Incontri uno, quindi solo io? Ok. Alexandra. Bellini i suoi cani. Vabbè, andiamo comunque dallo Shiba giù. Ha anche uno Shetland e un pastore tedesco nero. Allora, Toto. Ma perché Toto? 1728 punti. Chi non l'avesse capito, li sto accarezzando anche per vedere se mi sblocca la razza. Magari è anche inutile, però siccome ieri, come vi ho già detto, ho guardato l'allevamento, ma nonostante avessi incontrato questi cani, non mi ha sbloccato razza e non capisco come mai.
Ah, oh, mamma mia. Spero veramente di tornarci a Luca Collins perché. Addio santo! No! No, no, no! Indietro! Non mi ricordo mai. Ora, chi è questa? Amulet. Comunque ha un Golden Retriever. Appunto. Comunque, spero di tornarci perché, vabbè, anche se stare solo sulle mura e non pagherei per entrare, comunque sarei più contenta, cioè. Sinceramente, mi annoio a stare a casa, quindi. Comunque stamattina non sono andata a scuola, infatti sono nemmeno le 10, perché appunto ieri sono andata a Lucca Comics, mi fanno ancora male le gambe e sono veramente, cioè, ero veramente stanca, quindi mi serviva qualche ora in più per dormire e non posso entrare alle 10 a scuola, quindi si può entrare massimo fino alle 9 e io dormivo alle 9, quindi. Quindi niente, oggi sono stata a casa. Pazienza. Dopo aver cambiato tutto il giorno, nessuno avrebbe voglia di andare a scuola la mattina dopo. Tanto non c'era niente di particolare oggi, né interrogazioni, né compiti. Ho già fatto le interrogazioni e i compiti, l'ho già fatti, quindi insomma. Non mi sono persa niente. Andiamo all'altro Shiba. Questa è Bo. Ok, 1500. Mi ha dato l'ibisco rosso. Cinzia. Ah, ha solo questa cagnolina. 91 incontri, maledetta. Quanti punti avrà? Ah, no, 1000 qualcosa. 1500. Boh. Quindi se all'improvviso dovesse staccarsi anche questo video, che cosa devo fare? Devo di nuovo attaccare l'iPhone al computer, mettere il video sul computer, eliminarlo dalla cosa e poi riniziare a fare video. Cioè praticamente ogni volta devo fare. Che palle, no? Maledetto iPhone schifoso. Gli iPhone sono belli, però da 16 giga, per quelli che. Cioè. Immagino, se avessi avuto 2000 foto, allora dove me le mettevo? Cioè, boh. Anche se effettivamente suppongo che siano le mie 838 canzoni ad aver pienato la memoria, però vabbè. Le canzoni non le eliminerò mai. Me ne frega. Pace all'anima sua. Poi se un video occupa 2 gigabyte, non è colpa mia, cioè. Basta, ti ho coccolato abbastanza, scocciato. Niente. Ne devo coccolarne altre e non so come fare, non mi basteranno mai. Dio buono, santo, bello però, eh. Andiamo, su. E comunque non ho fatto video prima di questo Nintendox, perché volevo essere a un buon punto con Happy. Infatti adesso che ha vinto tutte le Nintendox. Che ha un tot di punti. Ah, comunque ci manca da incontrare solo tre persone. Questo è lo Shiba Nero. Roby. Ha fatto 11 incontri. Va bene. 11 non sono pochi. Oh, Luna. 167 è nuova. Spero davvero mi sblocchi lo Shiba, cioè, ho bisogno di questo cane. Comunque se non me lo sblocca oggi, me lo sbloccherà molto presto perché dopo averne incontrati così tanti mi sembra strano. Ah, sete. No! Così mi rovini tutto. No, l'acqua. No. Ora, appena viene più freddo,
metterò lo stile. Ora ho messo lo stile giapponese, però appena vedo metto lo stile lussuoso. Così c'è il caminetto. Si sta proprio bene la sera davanti al caminetto. Allora. Ora. Ci manca da incontrare il Labrador. 16.000 punti. Buon per lei. Lui e Daniele. Lui. Nemesis si chiama. E ha 10.611 punti. Mio Dio. Vieni. Il 28 di 2 giorni fa, il 28 di ottobre, Niall, scusa, lo so, non lo so pronunciare. Nihal227 ha pubblicato un altro video Nintendox più cazzo dove fa vedere che praticamente dopo 4 anni di gioco è riuscita ad accumulare. Ha tutti e tre i colori del colare giapponese. Ma perché? Maledetta! Non è giusto! Regalane un po' anche a noi! Egoista! No, a parte gli scherzi. Cioè, io sinceramente mi chiedo sempre come faccio a giocare 4 anni al solito gioco. Io non lo so, perché io ho Nintendox dal 2011, l'ho comprato, l'ho rivenduto, l'ho comprato, l'ho rivenduto tipo 30 volte. Però non sono mai riuscita a farmelo durare più di tanto una partita. Cioè, che cazzo fa? Cioè, detto proprio, eh? Come fai? Ora ci manca solo l'ultimo da incontrare. Dai, forse resiste il video. Dai. Ti prego, ne manca solo uno. Allora, ah, è un husky. 10 incontri. Ciao, Daniel. Oh, che carina, anche un cocker, però l'ho già sbloccato. Che incontro il cocker. Ma io vado a incontrare il cocker perché l'husky. Perché mi piace più il cover. Punto. Oh, che figo. Bucky. Ha 416 punti e basta. Che palle. Tanto ho sia il cocker già sbloccato che l'husky, ovviamente. Perché è all'inizio, quindi insomma. Non fa differenza. Tanto comunque penso che incontrerò l'husky durante le passeggiate. Però volevo coccolarmi il cane. Non so per quanti giorni possa incontrare, cioè possa andare a coccolare i cani delle persone che ho incontrato, ma mi sembra non più di una settimana. Dopo tornando indietro non potrò più tornare a questo giorno, quindi. Perfetto. No, non tu, scusa. Qui. Beh, comunque. Guardando ogni aspetto, diciamo che sono molto contenta di aver incontrato queste persone, anche se non sono tante, però me ne aspettavo meno, devo essere sincera. Invece sono felice di vedere che ci sono ancora le persone che ci giocano e che a Luca Comics ce n'era. Perfetto, ora vado a salvare perché sennò qui finisce male. Or dunque, per motivi di memoria non disponibile, vi devo salutare qui. E come avete visto, ho fatto molti incontri, sono stata soddisfatta, spero di sbloccare varie razze molto presto. E quindi, prima possibile, insomma, appena avrò un nuovo cucciolo e sarò andata un po' avanti, farò un nuovo video. Dunque, domani è Halloween, per cui se domani non potrò fare un mini video di Nintendox più Cats, vi do buon Halloween adesso. Spero che questo video sia piaciuto. Commentate e iscrivetevi. E per il momento è tutto. Da Sara Shalaya Wolf. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!